Sì, a fronte della scelta del sindaco di far diventare questa città la pattumiera della Toscana, non c'è nemmeno una scelta che va nella direzione di abbassare le bollette della Tari, perché, punto numero uno, gli investimenti che vanno fatti sugli impianti si pagano e i mutui li pagheremo per i prossimi 20 anni, quindi questo significa che la Tari non si abbasserà, se non che da tutta Italia dovremo portare probabilmente nei prossimi 20 anni rifiuti a San Zeno. Seconda questione, noi abbiamo portato in Consiglio Comunale una proposta, cioè prendere 1 milione dei residui di fatto che ha in bilancio il Comune e che può spendere in questo senso per abbassare la Tari, che ha avuto uno scarto rispetto all'anno passato molto importante. La scelta è stata di non fare nemmeno questo. Quindi, a fronte di scelte strategiche sbagliate che vanno al contrario rispetto a quello che si fa in tutto il mondo, oggi ci ritroviamo le bollette più alte della Tari e San Zeno che diventerà la pattumiera della Toscana. Noi vogliamo dire chiaramente che non può diventare Arezzo la pattumiera della Toscana, non solo nei prossimi anni, ma da qui a 20 anni. Il rischio è questo, con una triplicazione della capacità di rincenerimento, quando le risorse che AISA Impianti fa di utili dovrebbero essere destinate al Comune di Arezzo, che invece attualmente lascia all'azienda, per l'abbattimento della Tari di tutti i cittadini. Ogni territorio deve dimostrare l'autosufficienza. Arezzo, l'inceneritore, è già sufficiente per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Non vediamo la necessità di una triplicazione con investimenti enormi e quindi auspichiamo che i territori, come ad esempio può essere Firenze, si facciano carico della creazione di un loro termovalorizzatore per lo smaltimento del loro ambito. Noi non ci possiamo fare carico da qui, ripeto, non solo ai prossimi anni, ma ai prossimi 20 anni, dei rifiuti provenienti da fuori la provincia di Arezzo o dell'ambito locale.